Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Tranquilli, non uscite da questo video perché probabilmente starete dicendo: ho visto il titolo, mi aspettavo un pacchettino tipo grande così, e invece adesso ci sono mille pacchi di strumentimusicali.net che ringrazio già da subito per avermi mandato tutta questa roba. Vi dico, non vi spaventate, perché qui dentro non c'è una sola batteria, ma ce ne sono tre. Quindi tre tra le più piccole batterie che abbiamo mai provato, sicuramente le più piccole che ho portato qui sul canale. Non sto adesso a smontarvele, fare l'unboxing, cose, perché sennò ci mettiamo una vita. E più che altro, io voglio portarvi subito al nocciolo del video, cioè andando a provare queste tre batterie. Non vi dico nulla di queste tre batterie. Le scoprirete pian pianino e soprattutto andrò a provarle in ordine di particolarità della batteria, quindi da quella più normale fino a quella più strana. L'ultima proprio non l'ho mai provata nella vita, e misure così sinceramente non pensavo neanche che esistessero per una batteria. Ma bando alle ciance, andiamo subito a provarle queste batterie. Quindi sigla, cose, non so se suonerò un pezzo, se farò qualcosa, comunque sigla e poi andiamo a montare tutto qua. Eccoci qua, il primo kit è montato, il primo mini kit è montato, diciamo così. Oggi vi parlerò di batterie Sonor, quindi voglio andare a prendere tre batterie molto particolari, perché come potete vedere sono veramente molto 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 piccole, e soprattutto, come vi ho detto, partire da quella più normale, diciamo tra virgolette, e andare verso quella più strana di tutte. Qui insieme a me in questo momento ho la Sonor AQX Jazz Set, quindi con cassa da 18x14, tom da 12, timpano da 14 e rullante da 13x6. Questo kit qua in realtà non è per forza pensato per il jazz. Io, avendo visto il nome, ho voluto suonarvi un pezzo un po' più jazzeggiante, ma è super super versatile come kit. Qua appunto ho deciso di tenergli un'accordatura abbastanza alta. E un rullante bello tirato. Ma come potete vedere, può anche andare benissimo per fare groove come questi qua, oppure... Veramente molto interessante. Qua abbiamo come spessore, diciamo, della batteria, è tutta in pioppo, 9 strati che in tutto sono 7,2 mm e in più la cassa, di cui non vi ho ancora parlato molto, ho deciso di tenerla completamente vuota, senza il buco davanti, proprio per avere un suono più pum 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 così, più melodico, diciamo, ha un po' una nota la cassa. Non è la cassa rock tuk tuk tuk, ma è un po' più pomposa, e secondo me con questa batteria è una figata, perché poi la cassa suona veramente di brutto, perché comunque è piccolina ma riesce a mantenere delle basse fighe, molto belle. Ottimo.
ottimo, veramente questo è un ottimo set e poi più che altro il colore è veramente molto figo, Blue Ocean Sparkle, non so se ve l'ho già detto ma non fa niente, ve lo dico adesso, molto 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 interessante, veramente molto bella, voglio capire però che cos'ha in confronto alle altre due batterie, quindi passiamo direttamente alla seconda. Eccoci qua quindi con l'altro kit di Sonor, sempre AQX, ma stavolta non Jazz Kit come quello di prima, ma Jungle Kit. Perché Jungle Kit? Perché è un po' più piccolino come misure. Già prima direte, quello di prima già era minuscolo, questo è ancora più piccolo perché abbiamo rullante è uguale, 13x6, tom da 10, timpano da 13 e cassa da 16. Questa di avere i fusti così piccoli è molto interessante perché è una batteria che può essere suonata praticamente ovunque, nel senso il volume ha, ce l'ha, nel senso è una batteria acustica, ma può essere usata in situazioni anche un pochettino più tranquille, tipo a casa, tipo in giardino, tipo non lo so, ma appunto, non suona una cassa da 16, non suona come una cassa da 22 o da 24, un timpano da 13 non suona come un timpano da 16, quindi la possiamo utilizzare veramente dove vogliamo e più che altro nei locali è perfetta, non tiene spazio, è piccola, non fa troppo casino, quindi siamo a posto. Questa qua, come intonazione, pur avendo i fusti più piccoli, ho deciso di tenerli intonati più bassi, quindi sentite che è molto, sono molto bassi, pur essendo 10 e 13, il rullante è sempre abbastanza tirato. Perché questa cosa della versatilità di questa batteria è pazzesca, cioè noi possiamo veramente andare a cercare qualsiasi tipo di sonorità, dalla sonorità più acuta come utilizzato nel jazz set di prima, a una sonorità magari anche un po' più bassa, ma con tamburi piccolini, quindi veramente ottimo. La cassa mi è piaciuta un sacco perché è da 16, è piccolina, ma riesce comunque a mantenere quel punta e punch, quindi basse potenti per una cassa da 16, veramente ottima. Veramente divertente, più che altro la cassa Sonor per la cassa in dotazione vi dà anche l'alzino della cassa, quindi è un aggeggino da mettere sotto in modo tale che il battente del vostro pedale vada a picchiare perfettamente o comunque circa in mezzo alla pelle della vostra gran cassa. Questo ve lo dà in dotazione Sonor come l'hardware che vi serve per montare la batteria, ve lo dà in dotazione Sonor ed è un hardware veramente pazzesco, proprio massiccio, non troppo pesante, non è neanche leggero ma non troppo pesante e si vede che è un hardware pazzesco, vi dà ovviamente le due gambette per timpano, il Regitom
che va infilato, diciamo, dentro il buco della cassa, e sempre il Regitom ha la possibilità di infilarci dentro anche un'asta. Un'asta piatta, ovviamente vi consiglio di non mettere un ride da 38 pollici, perché ovviamente deve essere tenuto dalla cassa. Ma per uno splash, per un remo Charleston è ottimo, più che altro Sonor vi dà anche la mezz'asta da mettergli all'interno, quindi figata, perché avete già tutto. Ovviamente dovete solo andare a comprare, o se ce li avete già, montare i vostri piatti e le vostre aste piatto. Per il resto c'è tutto. Anche così, senza cordiera, bello, molto molto bello. Jungle Kit provato, ovviamente Jungle Kit, ve lo dico anche stavolta, ma come per il Jazz Jungle Set, come per il Jazz Set, non è che Jungle Set va bene solo per fare musica jungle, musica drum and bass, musica che ne so, ma è super versatile. Adesso andiamo a provare però l'altro kit, l'ultimo kit, che è il Micro Kit. Attenzione. Ed eccoci con l'ultimo kit che vi farò vedere in questo video, e cioè sempre Sonor, sempre modello AQX, ma micro. Cosa cambia rispetto a tutti gli altri? L'avrete già visto dal pezzo che ho suonato, e cioè che la cassa è ancora più piccola, il tom è ancora più piccolo, e in generale questa batteria è ancora più compatta, quindi meno rumorosa, meno rompiscatole in generale, più compatta, cioè quindi ha veramente un sacco di cose positive. E poi, come potete sentire, riusciamo a mantenere sempre un suono volendo non troppo acuto. Se vogliamo la facciamo jazz tranquillamente come anche gli altri modelli, ma se noi vogliamo un suono più normale, diciamo tra batteria di batteria normale, funziona veramente molto molto bene. Questa, come potete vedere, è nell'altro colore disponibile, cioè nero, sempre sparkle. Anche in questo caso mi piace un sacco la questione cassa con i boldi in legno, perché il contrasto è veramente una figata. Secondo me tra tutti i tre colori questo è quello che mi convince meno, perché è quello un po' più normale. Gli altri erano blu e rosso ed erano una bomba pazzesca. Questo è sempre molto carino, ma un po' più normale come colore. Però tanto vi ricordo che qualsiasi modello di batteria che avete visto oggi è disponibile in qualsiasi colore, quindi se voi volete questa ma blu ma rossa, potete acquistarla tranquillamente, tanto trovate tutto qui sotto in descrizione come al solito. Non vi ho detto le misure però in tutto questo, perché mi sono un po' perso a parlarvi, a suonare eccetera. La cassa è da 14 pollici, il tom è da 10 pollici, timpano da 13, rullante da 13x6. Devo dire che in generale mi piace molto questo set, perché la cassa adesso perde un filino di basse rispetto alle altre, ma comunque a me piace. Secondo me, non lo so, a me piace un sacco questa cassa da 14, la userei tranquillissimamente in un locale, e anzi mi sentirei molto figo a utilizzare questo set, anche magari con dei piatti, con meno piatti, con uno splashino, magari un po' più piccolo, per rendere tutta la batteria più compatta.
È ottima questa cosa. Poi ovviamente anche in questo caso avete l'hardware con la stina aggiuntiva sempre data da Sonor, quindi potete mettere un qualcosa, magari un Charleston, un remote Charleston, uno Splash, un ride non troppo grande, un crescino anche lì da magari da 16 da 17 o con un crash con magari la catenella quella. Sto andando un po' fuori dal seminato, ma mi piace pensare a una batteria un pochettino diversa dal solito, perché questa, con questa sicuramente fate una figura da batteristi non soliti, non il batterista solito che arriva con la batteria enorme eccetera, ma dall'altra parte il batterista che invece arriva con la batteria compatta, tutto bello, a posto, non lo so, mi piace l'idea, mi piace molto l'idea. Quindi spero che questi kit vi siano piaciuti tutti quanti. Adesso facciamo un piccolo recap di tutto e poi ci salutiamo. Sono veramente contento di essere riuscito a provare questi kit Sonor AQX, perché è una vita che voglio provarli. Ho sempre visto queste batterie minuscole e ho sempre pensato chissà come cavolo suonano, se suonano davvero bene o se sono batterie più pensate per bambini, se sono batterie che, boh, non lo so, alla fine non hanno chissà che suono. In realtà mi sono un po' dovuto ricredere, o comunque ho capito che queste sono batterie fighissime. Primo, perché hanno un suono molto interessante e soprattutto super versatile, cosa che non pensavo mai più potessero avere delle batterie con queste misure. Secondo, perché hanno un costo abbastanza accessibile comunque, perché non è troppo elevato. Vi ricordo che avete tutto qui sotto in descrizione se cercate prezzi eccetera eccetera. Quindi veramente una gran figata. La prima, la AQX Jazz Set, è un po' quella più normale. Mi aspettavo che fosse una bella batteria, perché comunque con cassa da 18 eccetera ne ho già provate. Le altre, la Jungle Set e soprattutto ancora di più la Micro Set, non mi aspettavo di potervene parlare in questo modo, perché guardate, cioè non so se si veda così bene ancora adesso, ma una batteria con la cassa da 14 per me era una cosa impensabile, e invece vorrei averle tutte queste batterie qua per poterle usare in casa, per poterle usare in giro quando vado a suonare in un locale, come vi ho detto. Ma in realtà anche se dovessi andare a fare un genere un po' più soft in un palco, la porterei anche su un palco enorme, perché è una figata, perché comunque al di là del suono eccetera caratterizza proprio il batterista. Quindi tu vedi quel batterista che suona con la batteria minuscola e dici cacchio, me lo ricorderò sempre, non ho mai visto un batterista che suona una batteria così piccola e un suono così figo. Quindi la userei veramente 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 tantissimo. Ve le consiglio assolutamente. Se state cercando questa tipologia di batteria, pensate bene a quale vi serve, non andate per forza subito su quella con la cassa da 18 perché dite boh, tanto so che la cassa da 18 non avrò problemi, perché magari anche come sonorità potreste aver bisogno di qualcosa di ancora più piccolo. Quindi pensateci bene. Se avete qualsiasi tipologia di dubbio, scrivetemi qui sotto nei commenti, scrivetemi sotto nei commenti anche se avete una batteria come queste, e soprattutto quale di queste vi è piaciuta di più, qual è un po' la vostra classifica, diciamo così. Quindi io con questo voglio ringraziare tantissimissimo strumentimusicali.net per avermi mandato queste tre batterie da provare, così è 6, ma così diventa 3, e basta. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, andate a leggere anche l'articolo che c'è sempre qui sotto in descrizione, cliccate il link sul solito come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!